Ma a mio parere è stata una buona prestazione in cui abbiamo combattuto tutti dal primo all'ultimo. Penso che abbiamo fatto nel complesso una buona partita dove abbiamo lottato appunto tutti, soffrendo a tratti perché loro dovevano cercare la vittoria per potersi salvare, però nel complesso penso che non sia stata una cattiva partita. Senti, mister avversario ora si è lamentato molto dell'episodio che costava l'ammonizione a Pasqualini, diceva era un rigore evidente. No, Lei come l'ha guardato? si è buttato. Non c'è stato nessun tipo di contatto. Io ero lì, ho visto e non c'è stato contatto. Partite come questa non danno l'impressione di cena a metà? Quindi oggi comunque è vero che il Savona doveva trovare una vittoria per salvarsi, però è mancato il guizzo comunque per arrivare alla vittoria, arrivare a dimostrare che si poteva fare quel gioco anche, e comunque vincere la partita anche oggi. Ma ogni partita è a sé, noi entriamo sempre in campo cercando di dare il meglio, poi le partite si risolvono anche con episodi, oggi non c'è stato un episodio che ci ha portato al gol, però nello stesso tempo non abbiamo neanche preso gol. Senti, complessivamente all'inizio hai giocato poco, poi hai trovato una certa autorità, se potessi fare un bilancio della tua esperienza a Siena. Ma all'inizio sono stato portato da Mister Azzori, il quale non mi ha mai dato l'opportunità di dimostrare se non ad Arezzo in Coppa e dopo quella partita non ho mai avuto l'opportunità di dimostrare. Con Mister Carboni, mi ha dato più opportunità, ho dimostrato e penso che se sto giocando è perché me lo sono meritato. Nessuno regala niente, solo questione di opportunità. Saresti disponibile a rimanere il prossimo anno? Ah, io adesso sono in prestito dal Bologna, adesso penso a fare bene queste ultime due partite e poi vedremo le due società cosa decideranno di fare. Lorenzo, come è stato ritrovare Lorenzo Cassi con cui hanno diviso un anno primavera all'Inter? Per me è stato bello perché con lui ho vissuto 3 anni insieme all'Inter, per me vederla fa sempre piacere, abbiamo un buonissimo rapporto. Mi dispiace che purtroppo sono retrocessi, però questo è il calcio. Oggi difesa inedita, però ve la siete cavata molto bene con Beje centrale. Con Bey avevamo già giocato anche con l'Aquila insieme, secondo me abbiamo fatto due buone partite. È tutta questione di atteggiamento, se si entra concentrati qui penso che non ci siano titolari e riserve, quindi penso che siamo tutti ottimi giocatori. E di conseguenza, se l'atteggiamento è giusto, si possono fare buone prestazioni.